Vicenza chiusa per smog. Succederà domenica quando dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera scatterà il blocco totale della circolazione in centro storico. Una misura davvero straordinaria voluta dal comune per cercare di arginare e contenere il dilagare delle polveri sottili. Il provvedimento giunge dopo 9 sforamenti consecutivi del livello di PM10 pari a 50 microgrammi per metro cubo d'aria fissato dalla legge come valore minimo per la tutela della salute dell'uomo. Una soglia ampiamente superata negli ultimi mesi a Vicenza. Il primo conto alla rovescia è partito lunedì scorso con la ripresa dei divieti per gli Euro 0, gli Euro 1 e ogni mercoledì pomeriggio per gli Euro 2 diesel. Ma neppure queste misure hanno funzionato. L'aria, complice l'alta pressione, ha continuato ad essere irrespirabile. Ed ecco quindi che l'amministrazione berica ha fatto scattare questa misura eccezionale, che sarà particolarmente rigida anche nelle sue modalità, molto più riduttive di quelle previste per le limitazioni alla circolazione durante la settimana feriale. Domenica potranno infatti circolare soltanto i veicoli alimentati a gas metano, quelli ad emissione zero o gli ibridi, purché funzionanti a motore elettrico. I mezzi dei residenti e delle ditte che hanno sede all'interno della zona vietata per il solo percorso più breve di entrata ed uscita dall'area, purché non rientrino tra i mezzi già bloccati dall'ordinanza in vigore. Non sono consentiti nemmeno il carpool, l'uso dei veicoli privati per il trasporto dei bambini, la circolazione dei mezzi condotti da ultra 65 anni e nelle ore in cui sarà in vigore il blocco non si potrà andare in stazione con veicoli propri e resteranno fermi come tutti gli altri mezzi, tra gli altri per esempio anche quelli dei donatori di sangue, dei sacerdoti e dei farmacisti. I varchi in entrata e in uscita della zona rossa del centro storico saranno infine presidiati da volontari della Protezione Civile e degli Alpini, mentre agenti della Polizia Locale pattuglieranno la città per garantire il rispetto dell'ordinanza. Il blocco del traffico costerà alle casse del comune circa 10.000 euro, ai cittadini che invece trasgrediranno circa 78 euro a sanzione.